Si terrà a Corigliano Rossano dal 25 al 27 di ottobre la quarta festa interregionale dell'Associazione Nazionale Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori. L'evento, presentato in cittadella a Catanzaro, coinvolge 5 regioni. Il cuore della manifestazione sarà la valorizzazione dell'invecchiamento attivo e delle risorse delle comunità rurali. Arriveranno delegazioni da tutte e 5 le regioni, circa 450 persone. Saranno 3 giorni di ritrovo non solo per stare assieme e convivere e condividere dei momenti, diciamo, di svago, ma anche per fare degli approfondimenti. Momento centrale sarà il convegno del 26 di ottobre, durante il quale si affronterà il tema aree rurali ed interne, invecchiamento attivo, silver economy, welfare e sanità. La nostra festa che si svolge ogni anno ha soprattutto lo scopo di prima di tutto conoscerci tra le regioni, ma poi anche di collegare, fare dei ponti tra la nostra generazione, quella dei pensionati che hanno dato tanto all'agricoltura, che poi pensionati per modo di dire, perché in agricoltura non si va mai in pensione, e anche le nuove generazioni. Sul rilancio delle aree rurali non ha dubbi il presidente regionale della CIA, Nicodemo Podella. Le aree rurali hanno bisogno di questo tipo di esperienze, hanno bisogno di persone che hanno voglia di restare, creare economie, creare sviluppo in quelle aree dove c'è bisogno di avere mente giovane per far partire il turismo, l'agriturismo, le economie. I prodotti tipici di queste aree, io penso che sia un elemento fondamentale per far partire l'economia di queste aree e del territorio nazionale in genere. Beh, è molto importante che CIA Nazionale, la sua ANP, abbia scelto la nostra regione per questa manifestazione giunta alla quarta edizione alla quale partecipano i pensionati del settore agricolo che aderiscono alla CIA. Se ringraziamo la CIA per aver voluto ancora una volta, dopo Euromontana, pensare alla Calabria come location per organizzare manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.